Le notizie sul Forte Tenna sono poche e frammentarie. La costruzione dell'opera avvenne tra il 1884 e il 1887. Si tratta di una delle prime realizzazioni facenti parte del cosiddetto stile Vogel. La pianta viene definita nei documenti deltoid form, a delta, poiché risulta spezzata in tre tronconi principali. Il forte aveva il compito di bloccare l'accesso alle truppe nemiche provenienti dalla Val Sugana, insieme al forte Colle delle Benne. Esso era armato con ben 8 potenti cannoni da 12 cm M80 in casamatte rivestite da una corazza di acciaio, spessore 14 cm, mentre sulla copertura trovavano posto due mortai da 15 cm in cupole girevoli d'acciaio. 4 mitragliatrici M93 completavano la dotazione, insieme a 4 riflettori ad acetilene da 25 cm. La guarnigione poteva contare fino ad un massimo di 223 uomini di truppa per due ufficiali in caso di guerra, con ricoveri di emergenza per ulteriori 221 soldati e 5 ufficiali. L'autonomia idrica era assicurata da una cisterna, che assieme alle scorte alimentari doveva garantire una resistenza di almeno un mese in caso di assedio. Era dotato di collegamenti telefonici e ottici. Il forte venne gradualmente ammodernato nel corso degli anni e si cercò di risolvere alcuni problemi di infiltrazioni emersi sin da subito, ma la rapidissima evoluzione nel campo delle artiglierie d'assedio lo rese rapidamente obsoleto. Infatti, sebbene fosse stato progettato per resistere a colpi diretti di proiettili fino a 15 cm di calibro, nulla avrebbe potuto contro artiglierie più potenti.